Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a analizzare 5 app essenziali per i nostri smartphone. Ok, andiamo a vederle da vicino. La prima applicazione che andremo a analizzare è Benzina. Specifichiamo che è presente sia sull'Apple Store che sul Play Store. Analizziamola da prima dall'alto, dove troviamo la scritta gasolio. Qui andiamo a scegliere il nostro tipo di carburante e inoltre se lo vogliamo per il più economico o il più vicino. Se scegliamo per il più vicino andremo a scegliere anche la distanza dal nostro telefono appunto al distributore. Questa è la home page, vedete in basso a sinistra troviamo vicino. È la home page, quando apriamo l'applicazione troviamo questo e troviamo i vari distributori messi in ordine per i criteri che abbiamo scelto. Sempre in basso troviamo verso casa. Verso casa noi impostiamo una destinazione comune che appunto chiameremo casa e dalla nostra posizione in cui siamo lui ci dirà nel tragitto, e ovviamente il tragitto più veloce, quali distributori troviamo e ovviamente con i vari prezzi. Poi abbiamo verso il lavoro, un'altra località, verso appunto un altro luogo che abbiamo preimpostato, in cui ci dirà sempre tutti i distributori messi sempre in ordine per i vari criteri che abbiamo messo. In questo caso adesso non ce lo carica perché siamo in modalità aerea. Poi verso è la più utile, diciamo, perché impostiamo una destinazione dove non siamo mai andati e verso questa destinazione dal punto del nostro telefono, dal punto del GPS del nostro telefono, ci indicherà tutti, appunto, tutti i distributori con le varie caratteristiche che abbiamo inserito. In alto a sinistra le tre barrette ci darà tutte le impostazioni, diciamo, base per un'applicazione, mentre in alto a destra la mappa generale che non carica sempre per lo stesso motivo che siamo in modalità aerea. Un'altra app utile che stiamo per andare a vedere si chiama iTarga. Questa app è utilissima perché ci farà vedere, inserendo qua il numero di targa, tutte le informazioni sulla nostra autovettura. Addirittura possiamo fotografare una targa, inserirà in automatico i numeri e le lettere della targa e caricherà le informazioni dell'autovettura. Scoprendo se il vostro vicino ha pagato l'assicurazione. Oppure no. Possiamo farlo per autovetture, moto o camion. In questo caso andiamo a vedere l'autovettura salvata, non inserendo qua il numero di targa perché abbiamo già inserito l'autovettura che è la nostra. Clicchiamo qua. Qua possiamo inserire più autovetture se ne possediamo più di una, o vetture, moto o camion. Selezioniamo, ecco che qua ci dà tutte le informazioni sulla nostra autovettura. Il tipo di alimentazione, l'immatricolazione, il numero di telaio che in questo momento non è disponibile, poi la cilindrata, la classe ambientale. Qua troviamo l'informazione del bollo, vediamo che il pagamento è stato effettuato, qua la cifra che abbiamo pagato, qua quando scadrà il nostro bollo e quindi dovremo recarci a pagarlo, la regione in cui paghiamo il bollo e tutte le informazioni necessarie riguardanti il bollo. Qua sotto troviamo assicurazione, quindi anche qua troviamo che è in regola, cioè l'assicurazione è stata pagata, la scadenza dell'assicurazione, quindi quando dovremo pagare l'assicurazione, la compagnia con cui abbiamo l'assicurazione. Allora, qua una cosa interessante è che se noi attiviamo questi dati possiamo dirgli di avvisarci quando c'è in scadenza l'assicurazione, il bollo o addirittura anche la revisione. Qua sotto ci dice che questa autovettura non è idonea per i neopatentati, cioè bisogna avere più di un anno di patente per poterla guidare, quindi sappiamo anche se un'autovettura che abbiamo è adatta per un neopatentato o no. Qua sotto abbiamo i dati del veicolo. Qua sotto mancano i dati della revisione perché, essendo un'auto nuova, non sono ancora stati calcolati. Analizzare è Parcel. Parcel è un'applicazione per le spedizioni, per i nostri acquisti online e per i pacchi. Innanzitutto il bottone in alto a sinistra andrà a regolare le impostazioni, diciamo, base per le solite applicazioni, come abbiamo visto per la prima. Mentre in alto a destra abbiamo aggiungi. Qui andremo a inserire il numero della nostra spedizione e in automatico verrà inserito un corriere. La descrizione non è essenziale. Facendo così verranno mostrate a video tutte le nostre spedizioni e in che stato sono, ovvero se sono bloccate o se hanno avuto vari problemi o se sono in corso. Molto utile perché se siete persone che ordinano molto spesso online, se un pacco vedete che fa 2-3 giorni di ritardo, magari sapete che è fermo a un magazzino vicino a voi oppure fermo a una dogana, quindi avete sotto controllo la situazione.
Sì, poi se attivate anche qua le notifiche, vi invierà l'applicazione vi invierà le notifiche con tutte le informazioni. Questa applicazione è disponibile solo per iOS. Un'altra applicazione che adesso andiamo a guardare da vicino è RadarBot. Applicazione utilissima per chi viaggia tanto in macchina, perché ci segnalerà tutti gli autovelox che andremo a incontrare. Possiamo dirgli quale tipo di autovelox vogliamo che ci segnali, cioè tutti quelli che esistono, solo quelli fissi, solo quelli ai semafori, solo quelli mobili. Abbiamo un elenco di autovelox, vedete, li andiamo a guardare dentro nelle opzioni. Tutti questi tipi di autovelox possiamo attivarli o disattivarli in base alle nostre necessità. Possiamo attivare anche l'avviso di limite di velocità, cioè il telefono ci avvisa della velocità che abbiamo impostato, se l'abbiamo superata o meno. Poi un'altra informazione che ci darà è l'uscita audio, cioè questa funzione ci segnalerà l'autovelox o con un beep o con proprio una voce che ci dirà il tipo di autovelox che andremo a incontrare, e cliccando qua ci farà anche selezionare il Bluetooth della nostra auto, quindi sentiremo la voce o il beep, cioè quello che noi abbiamo scelto, nelle casse dell'impianto auto. Un'altra funzione utilissima è il traffico, perché ci tiene informati sul traffico in tempo reale, e la cosa più importante che ha è che se noi stiamo usando un navigatore, che lo usiamo tutti i giorni, che sia Google Map o un qualsiasi altro navigatore, questa app lavora in background, cioè se noi attiviamo il background, cioè da GPS sempre attivo, vedete in alto, se noi attiviamo quello, anche quando l'app viene chiusa e ne apriamo un'altra, lei continua a lavorare, quindi si accoppia benissimo con il navigatore, perché sentiremo sempre la voce che ci suggerisce gli autovelox insieme alla voce del navigatore, quindi lavorano in coppia. Però ricordatevi sempre di disabilitare questa funzione, perché sennò questa applicazione rimane sempre attiva e vi consuma le batterie anche quando non la state usando. Questa applicazione è disponibile sia per Android che iOS. L'ultima applicazione è Fototessere. Questa applicazione, come dice il nome, è appunto per le fototessere. Clicchiamo sulla figura che rappresenta una persona a sinistra. Qui andremo a scegliere le dimensioni del nostro documento, della nostra fototessera. In alto possiamo personalizzarle, ovvero se abbiamo già in mente le dimensioni, impostiamo la larghezza e l'altezza variando con i più e i meno. Oppure se è specifica per un paese, per esempio andiamo a trovare l'Italia, dove abbiamo due documenti, ovvero i documenti base e il passaporto. Facciamo i documenti. E qui andremo a impostare tutte le varie specifiche per la nostra foto. Inoltre alle specifiche per la foto, come la luminosità, la saturazione, il contrasto, troviamo anche le specifiche per la stampa, ovvero la pagina, il numero di foto che vogliamo sulla pagina e le varie regolazioni. Possiamo scattare sia la foto dall'applicazione con l'icona foto qua in alto, oppure prenderla dalla memoria del telefono. Questa applicazione è disponibile solo per iOS. Diciamo che è molto intuitiva e semplice, cioè ce ne sono tante, ma questa è veramente semplice da adoperare. Queste applicazioni sono disponibili sia in versione gratuita che in versione a pagamento. Io preferisco sempre le versioni a pagamento perché uno, tolgono il banner pubblicitario, che poi finché è solo il banner ancora è accettabile, ma quando si aprono le pubblicità tutto schermo, che non si possono nemmeno chiudere fin quando non finisce tutta la pubblicità e l'applicazione uno la deve usare, quelle sono un po', soprattutto non mi piace avere le pubblicità nelle applicazioni che uso spesso, cioè finché è un'applicazione che uso due volte all'anno, secondo me va bene anche quelle gratuite, però per applicazioni che si usano spesso, secondo me è sempre meglio comprarle, anche perché a parte le pubblicità si aggiungono anche funzioni che nella versione gratuita non sono disponibili. E poi sono più supportate dagli sviluppatori, che rilasciano continuamente aggiornamenti. Sì. Il video è finito, se vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.